È passato più di mezzo secolo dalla morte di Benito Mussolini. Ancora oggi, migliaia di suoi sostenitori si recano in pellegrinaggio sulla sua tomba a Predappio. Perché? Nell'unico primato che veramente conta nella vicenda, nella lotta dei popoli, il primato dei figli, il primato della vita, perché solo la gioventù. Come mai anche da morto il corpo del duce continua ad attrarre così tanti seguaci? Difficoltà che l'avvenire pur innanzi alla marcia di un popolo che vuole ascendere agli orizzonti del benessere e della grandezza. L'Italia forse ha uno specifico corporale che ha a che fare magari anche con la religione dominante, il problema del carisma, del crisma, del Cristo, l'unto. Che cos'ha un uomo di speciale? E chi gli ha dato quella roba che fatichiamo a definire ma che si percepisce come speciale? Negli anniversari della nascita e morte di Mussolini o della marcia su Roma, una piccola folla si ritrova sulla piazza di Predappio e si avvia in corteo verso il cimitero del paese. Fra loro ex combattenti della Repubblica Sociale, semplici nostalgici e molti che non erano neanche nati al tempo della sua morte. Dopo la fine del fascismo, le vicissitudini del corpo del duce si sono trascinate per anni, dando luogo a un culto alimentato dal mistero di dove fosse sepolto e dal divieto di commemorarne la morte. Subito dopo Piazzale Loreto, per volere delle autorità, il cadavere di Mussolini viene tumulato in gran segreto in una fossa anonima nel cimitero maggiore di Milano. Un anno dopo, nella notte del 23 aprile del 46, viene trafugato da un gruppo neofascista che ne reclama una sepoltura più degna. Il cadavere viene recuperato dalla polizia, ma anziché essere seppellito, scompare di nuovo, questa volta per ragion di Stato. Le ultime immagini esistenti del corpo del duce sono quelle eseguite nella questura di Milano il 14 agosto del 46. Il cadavere è rinchiuso in una cassa di sapone e ripiegato su se stesso. Mussolini è ridotto a una mummia irriconoscibile. In questa cassa viene occultato per 12 anni, in un luogo di cui solo pochissime persone ai vertici dello Stato sono a conoscenza. L'enigma della salma di Mussolini va ad aggiungersi al mistero che avvolge le circostanze mai chiarite della sua morte. Una vicenda che ha suscitato nell'immaginario della gente una curiosità che mezzo secolo di racconti non sono bastati ad appagare. Questa è la storia di un corpo che anche da morto rimane un personaggio ingombrante, perché troppi italiani lo hanno adorato da vivo. Il corpo senza vita di Benito Mussolini pende a testa in giù dal traliccio di un benzinaio in Piazzale Loreto a Milano. Una folla enorme si accalca per vedere coi propri occhi il cadavere del duce, della sua amante Claretta Petacci e degli altri gerarchi fucilati dai partigiani. La guerra è finita, l'Italia è stata liberata dagli alleati, il fascismo è caduto. La vita, nella nuova Italia libera, inizia con un carnevale di sangue. L'enorme tragedia del sogno sulle spalle curve del contadino. Manes fu conciato e impagliato, così Ben e Claretta a Milano, per i calcagni a Milano, che i vermi mangiassero il torello morto. Sono i versi visionari di Ezra Pound, ispirati da immagini che rimarranno per sempre impresse nella memoria collettiva degli italiani. Piazzale Loreto diventa immagine simbolo
e spartiacque ideologico di una nazione ancora oggi divisa fra condanna, rimozione e nostalgia del passato. Per 20 anni il corpo del Duce è stato amato, perdutamente amato, dalla maggioranza degli italiani. Il carisma personale di Mussolini ha costituito la chiave di volta del consenso popolare al regime. Io ho sempre detto che il popolo italiano è politicamente omosessuale e la figura di un maschio, e lui era la figura di un maschio, l'ha affascinato, se l'ha fatto mettere nel di dietro. Contenti, perché il consenso c'era, c'è stato, e come io, poi ho mio padre che è morto fucilato in Jugoslavia per combattere per il Duce, quindi figuriamoci. Favorito dalla mediocrità fisica e politica del re Vittorio Emanuele III, il Duce è riuscito ad occupare la scena pubblica come un'incarnazione benefica del potere. Non l'augusto sovrano di Casa Savoia, ma il figlio di un fabbro romagnolo ha dominato con il fascino della sua presenza il paesaggio reale e immaginario degli italiani. Il corpo ostentato di Mussolini entra immediatamente in sintonia con la gente. Rompendo i tabù di una classe politica cresciuta in marsina e cilindro, il Duce si denuda davanti alla platea, incantandola con una miscela dirompente di macismo e sfrontatezza plebea. Oggi la questione meridionale non è più all'ordine del giorno. Nell'Italia del regime fascista, il corpo del dittatore ha funzionato come strumento del potere, grazie alla voce da oratore e un sistema di comunicazione non verbale. Poggiando le mani sui fianchi, contraendo la mascella, sporgendo il labbro inferiore, il Duce ha parlato un eloquente linguaggio corporale. Perché il Mediterraneo, che non è un oceano, perché il Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di vita. Aveva un carisma personale, indubbiamente, un personaggio affascinante anche dal punto di vista fisico, del corpo di Mussolini, se vogliamo, per questa sua capacità di fare molte cose. Andava in motocicletta, guidava l'aeroplano, era un ottimo nuotatore, si sapeva anche delle sue numerose avventure femminili, e questo dava proprio alla figura corporea, diciamo, di Mussolini un qualcosa, un quid che ci attraeva come ragazzi, come adolescenti. Avremmo tutti un po' voluto essere come lui, ecco. I bambini degli anni 20 e 30 saranno i futuri adulti degli anni 50. Gli incantati ammiratori del corpo vivo di Mussolini diventeranno gli appassionati testimoni delle avventure del cadavere. Il Duce non ha soltanto incarnato il potere, lo ha recitato. Ma il fascino di Mussolini non è riconducibile unicamente al suo talento di attore. Innumerevoli testimonianze segnalano la suggestione esercitata dal Duce su quanti avevano il privilegio non solo di vederlo, ma di incontrarlo. Fui inviato insieme ad altri amici e camerati, miei coetanei, fra il corpo della guardia scelto, ecco, ad aspettare Mussolini. Si avvicinò a me, mi aveva già sorpassato, ebbe un attimo di esitazione, classica posizione sua, si girò di scatto, mi guardò, fece così con la testa il sorriso e mi fece il saluto. Oh, perbacco, finalmente il primo saluto romano di Mussolini. E fu un momento veramente di vicinanza a lui. L'intenso lavoro del Duce è quotidianamente preceduto da una rapida attività sportiva che ritempra le sue fresche energie e il suo vigore fisico. Tra di noi bambine dicevamo, penso, se dovesse morire il Duce, chissà, ma insomma, il Duce era una cosa, era lui, insomma, il padre di tutti. Le immagini ricorrenti del Duce diffuse dal regime, il suo cranio rasato e liscio, l'elmetto calzato in testa come una blindatura, sono un insieme di segnali che appartengono anche alla sfera della sessualità.
una sessualità fondata in egual misura su volontà di dominio e una mascolinità incessantemente evocata dalla propaganda di regime. Mussolini è un'icona. Nell'età in cui cerchiamo l'icona, o cerchiamo il logo addirittura, no? Cioè la M di Mussolini. Poi il fascismo era stato geniale da questo punto di vista. Cioè, adesso noi abbiamo in mente la M di McDonald's, però la M di Mussolini era altrettanto pervasiva. Il fascismo è veramente un regime della comunicazione e Mussolini è un genio di questo regime della comunicazione. Tra i numerosi ammiratori di Mussolini all'estero vi è anche un caporale austriaco naturalizzato tedesco di 6 anni più giovane, Adolf Hitler. Il fondatore del nazionalsocialismo ha in comune con il duce il carisma basato sulla fisicità del leader. Ma il magnetismo del Führer è diverso da quello di Mussolini. La sua forza fondata non sulla superiorità fisica, ma sul legame sovrannaturale che stabilisce col suo popolo. Se Hitler è il capo sciamano, Mussolini è il capo popolo. È un legame corporeo quello che si stabilisce tra il duce e i suoi sostenitori. Sono molte cose tra voi e me, tra i vostri cuori e il mio cuore. Con l'avvicinarsi della guerra, il linguaggio del corpo di Mussolini si fa sempre più marziale, fino a che il 10 giugno 1940, un duce quasi statuario annuncia agli italiani di aver preso una decisione irrevocabile. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. La guerra si rivela disastrosa per le sorti del regime e per il paese. Mezzo milione di morti e immani distruzioni lasceranno l'Italia in ginocchio. Lo spettacolo dei cadaveri estratti dalle macerie diventa parte della quotidianità. La morte violenta, un evento normale. Con l'aggravarsi degli insuccessi militari, le apparizioni del duce si diradano, fino a quando il 25 luglio esce improvvisamente di scena. In numerose città d'Italia, Mussolini viene oltraggiato, vilipeso, ucciso in effigie. I busti del duce vengono legati dietro ai tram e trascinati per le strade. È una minoranza di italiani che ha atteso per anni la fine del dittatore e ora manifesta apertamente il proprio dissenso. 25 luglio sono tornato a casa e stavo andando a letto. Non so, 10:30 e sentivo un rumore strano di gente che parla, che insomma. Allora ho aperto e tutte le vie piene di gente e dicevano l'hanno arrestato, il Gepur, il Crapule, insomma. E io mi sono meravigliata quando ero ancora in casa. Dico, ma come, fino a ieri inneggiavano, no? Ho detto, ma che traditori, insomma. E invece mio padre mi dà una sberla, dico, beh, non mi aveva mai detto niente. La caduta del duce viene applaudita, oltre che dagli antifascisti incalliti, anche dai tanti che per anni si sono spellati le mani applaudendolo sotto il balcone di Palazzo Venezia e nelle altre piazze d'Italia. Hitler non perdona il tradimento dell'Italia fedele al re, ma è convinto di poter contare sulla parte del paese rimasta leale a Mussolini. Ma il duce è agli arresti in un luogo segreto. Caduto lui, il partito fascista si è dissolto come neve al sole. Il 12 settembre Hitler dà il via all'operazione Quercia. Un comando di Parà e SS assalta il rifugio di Campo Imperatore e prende in consegna il prigioniero Benito Mussolini. Nel blitz muoiono un carabiniere e una guardia forestale, unici ad aprire il fuoco contro i tedeschi. Gli altri si arrendono senza resistere. Le immagini riprese dall'operatore tedesco mostrano un duce sorridente, ma dallo sguardo disorientato, che sembra seguire docilmente i suoi liberatori più che esultare per la riacquistata libertà. Pochi giorni prima, Mussolini aveva scritto alla sorella Edvige:
Per quanto mi riguarda, io mi considero un uomo per tre quarti defunto. Il resto è un mucchio di ossa e muscoli in fase di deperimento organico da 10 mesi a questa parte. Del passato non voglio dire una parola, anch'esso è morto. Non rimpiango niente, non desidero più niente. Secondo la testimonianza del maresciallo Antichi, responsabile della sua custodia, all'apparire degli alianti tedeschi Mussolini commenta: «Questa non ci voleva proprio». La sera precedente il blitz è sempre il maresciallo che ne sventa il tentativo di suicidio. Lo trovai seduto sulla sponda del letto con le braccia abbandonate e gli occhi sbarrati. Dai polsi gli scendeva un rigagnolo di sangue. Sul comodino c'era una lametta da barba, aperto il rasoio Gillette. Con dello spago gli legai strettissimi gli avambracci per bloccare l'emorragia. Al gran sasso c'era atmosfera di incertezza e di attesa. Tutti sapevano ormai della fuga del re e del governo. Rimesso in sella da Hitler, il duce proclama l'instaurazione di un governo repubblicano che non riconosce l'armistizio e continua la guerra a fianco all'alleato tedesco. Nel paese sconvolto dalla guerra fra esercito tedesco e eserciti alleati, gli antifascisti e i sostenitori del duce si affrontano in una sanguinosa guerra civile senza più regole. È una lotta che non risparmia neanche i cadaveri, con la pubblica esposizione dei corpi dei partigiani impiccati usata dai militi della Repubblica Sociale come forma estrema di controllo della piazza. L'ultima parata militare l'abbiamo fatta perché erano morti 2 partigiani ed erano stati, proprio a Lizzano in Belvedere, erano stati impiccati con la testa all'ingiù, aggrappati a 2 finestre del municipio. Le vigilatrici ci hanno bardato di tutto punto con la mantellina, con la bustina in testa e ci hanno fatto passare sotto questi 2 giovanotti che potevano avere 18-20 anni, erano partigiani che erano stati rastrellati in quel periodo dai tedeschi, ci hanno fatto passare sotto la loro testa dicendo: sputate, sono traditori della patria. Il 10 agosto del 44 a Milano, 15 antifascisti vengono fucilati e lasciati esposti in piazzale Loreto per rappresaglia ad un attentato gappista. C'erano questi cadaveri che i tedeschi avevano fucilato durante la notte o all'alba ed erano ancora esposti in piazzale Loreto. Allora mi sono avviata un piccolo tratto di Viale Abruzzi, sono arrivata a piazzale Loreto, c'era una staccionata e a terra questi mi hanno fatto molta impressione. L'immagine dei corpi senza vita ammucchiati nella piazza lascia un segno profondo nella coscienza degli antifascisti milanesi. Fra loro c'è anche il pittore Aligi Sassu. Ho dipinto i martiri di piazzale Loreto nell'agosto 1944, subito dopo aver visto il ludibrio che la canaglia repubblichina faceva dei corpi dei nostri fratelli. Eppure vi era in me, nel fuoco e nell'ansia che mi agitava, nel cercare di esprimere quello che avevo visto, una grande pace e non odio, ma una tristezza immensa per la lotta fratricida. Folla poca. Guardava, arrivava, guardava e andava via, perché erano tutti intimoriti da questo assedio tedesco che in quei momenti avevamo. Milano era proprio depressa. Ma i più appassionati fra i soldati della Repubblica Sociale non hanno smesso di amare il corpo del duce. Le ausiliarie dell'esercito di Salò adorano ancora di più di prima questo Cristo risorto per la salvezza della patria. Ne venerano la fotografia, sognano di sentire la sua voce. Quando venne a Milano nel dicembre il famoso discorso al Lirico, la gente impazzì per Mussolini. Per le strade erano piene. Quando lui salì sul famoso carro armato, fu obbligato a salirci perché la gente intorno duce. Io c'ero, quindi erano impazziti. Sono stato d'animo di ragazzi che erano cresciuti in quel regime e quindi il 25 luglio hanno visto un mondo che crollava e l'8 settembre l'hanno vissuto in maniera drammatica, però hanno capito che non era ancora finita.
Questi giovani sono pronti a seguirlo sino in fondo, ma si trovano a fronteggiare la realtà di un Mussolini invecchiato, impresentabili al punto che la propaganda di Salò limita la circolazione delle sue fotografie. Eppure, al Teatro Lirico di Milano, l'ultimo discorso pubblico davanti a una folla enorme, Mussolini riesce ancora a entusiasmare gli animi. Io lo vidi da vicino Mussolini nel 44 in Repubblica Sociale, quando venne a parlare al Lirico di Milano. Io ero allora nel battaglione della Guardia Repubblicana, poi diventammo quasi tutti i sottotenenti della Guardia Nazionale Repubblicana, andammo al Lirico in servizio d'ordine e si fermò, lui passò lentamente a salutare, a guardare negli occhi questi ragazzi, avevamo 17 anni e quindi anche noi lo guardammo ovviamente negli occhi e provammo questa sensazione sentimentale. Alle 6 del mattino del 25 aprile 1945, Milano insorge. Abbiamo visto i tedeschi sui camion che se ne andavano e avevamo paura, magari sai, questi arrabbiati perché dovevano andarsene via, magari ti sparavano. E ci siamo trovati davanti a tanti camion che passavano, pieni di truppe tedesche che andavano verso Como, verso quelle parti. Quando sono arrivati i partigiani, venivano da Viale Monza, dal nord verso Milano, insomma. Erano dovuti scappare per via che rastrellavano, no? I tedeschi che chiudevano le vie e portavano via gli uomini validi. I fascisti poi sono stati riconosciuti da gente del quartiere che ne conosceva il pensiero e qualcuno fatto fuori. È stato un momento molto difficile, di grande emozione, ci ha aiutati a crescere. Venivamo dalla guerra e quindi la cosa più importante era riuscire a sopravvivere a tutto questo disastro. Riuscire a sopravvivere al disastro. Un'impresa ormai impraticabile per il Duce. Le ultime convulse ore di vita del capo del fascismo, la vera destinazione del suo viaggio travestito da tedesco, restano un enigma ancora oggi irrisolto. Dove era diretto realmente Mussolini? Si era aggregato ai tedeschi per sfuggire ai partigiani o era loro prigioniero? Quali documenti segreti conteneva la busta di pelle che custodì gelosamente fino al momento della cattura? E gli inglesi, che ruolo hanno giocato nella morte del duce? Chi lo uccise realmente? Che fine fece il tesoro scomparso a Dongo? Sono interrogativi che per anni hanno stimolato la curiosità degli storici, arrivando a generare una serie infinita di congetture e spiegazioni possibili. Io nel dicembre del 44 ho pranzato con uno che mi fu presentato come ufficiale combattente dell'esercito inglese e che le Brigate Nere, cioè Pavolini, erano andate a prendere sul confine svizzero e andava a Salò a parlare con Mussolini. Ora, perché ci sia andato? Io ho la mia teoria, cioè il famoso oro di Dongo, in realtà erano documenti super segreti perché i rapporti fra Churchill e Mussolini sono continuati ancora nel dicembre del 44, cioè tre mesi prima che il fascismo cadesse. Queste sono le ultime immagini di Mussolini prima della fine. Alle sue spalle Pavolini e Francesco Maria Barracu con la benda sull'occhio, che finiranno appesi a Piazzale Loreto insieme agli altri gerarchi fucilati. Per certo sappiamo che l'autocolonna tedesca viene fermata a Musso, sul lago di Como, da partigiani della 52esima Brigata Garibaldi. Mussolini viene riconosciuto e fatto scendere dall'autoblinda nella quale viaggia con addosso un cappotto della contraerea tedesca. Viene preso in consegna da Pedro, nome di battaglia del comandante partigiano Pierluigi Bellini delle Stelle. La notizia dell'arresto di Mussolini si diffonde rapidamente, ma il luogo in cui è tenuto prigioniero assieme alla sua amante Claretta Petacci resta segreto.
fino a quando viene prelevato dal colonnello Valerio, nome di battaglia di Walter Audisio, e secondo la versione ufficiale da questi fucilato assieme all'amante davanti al cancello della Villa Belmonte, a Giulino di Mezzegra, il pomeriggio del 28 aprile 1945. Io penso che la morte in realtà interessa spesso nel caso del leader politico, cioè ci sono in fondo Kennedy, Che Guevara, come muore il capo, come muore, è una cosa che non interessa solo agli italiani. Nel caso di Mussolini credo che interessi in particolare perché non muore un personaggio qualunque, muore il più amato degli italiani e quindi si vuole seguire fino all'ultimo questa storia d'amore. Oggi un cartello turistico segnala il luogo della fucilazione con la dicitura «fatto storico», senza specificare di che cosa si tratti. L'assurdità del cartello segnala piuttosto l'imbarazzo di uno Stato che non ha saputo trovare, a 60 anni da quei tragici eventi, una versione condivisa da poter tramandare senza destare polemiche. Davanti al cancello di Villa Belmonte, il pomeriggio del 28 aprile 1945, una storia si chiude, quella del corpo vivo del Duce, e un'altra si apre, quella del suo corpo morto. Una storia tragica fin dalla scena successiva, quando i cadaveri di Mussolini, di Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono scaricati dal colonnello Valerio sul selciato milanese di Piazzale Loreto. Come? Cosa? Eh sì, sono lì appesi. Una folla. Piazzale Loreto era pieno, abbiamo dovuto, noi eravamo piccole, sgomitare un po' per arrivare proprio davanti alla... uno spettacolo brutto. Però la gente era inferocita. C'era chi dava dei calci, insomma, non era una cosa. I cadaveri di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi conoscono un calvario a due tappe. Durante la prima tappa, come la stazione del Crucifige nella Via Crucis, i corpi restano ammucchiati sul selciato della piazza, esposti ai colpi e allo scherno, più che allo sguardo della gente. Una donna si fa largo fra la folla e sputa sulla salma. Un uomo approfitta di un varco per sputare anche lui. I partigiani faticano ad arginare la ressa, che sale come una marea. Vengono usati gli idranti per tenere a distanza almeno una parte della folla, che aumenta, spinge, vuole vedere coi propri occhi i corpi a terra. Un camion avanza a fatica, passa rasente ai corpi. Sale sopra il cadavere di Mussolini. Una donna gli sfigura il viso a calci. Un uomo prova a colpire i corpi a terra. Alla fine l'argine dei partigiani si sgretola, la folla straripa, i corpi vengono calpestati. La blindatura cranica di Mussolini è ridotta a una massa in forme di ossa rotte e materia cerebrale fuoriuscita dal cranio. L'autopsia rileverà una serie di colpi d'arma da fuoco inferti successivamente alla morte. A questo punto qualcuno decide di appendere i corpi al traliccio del benzinaio per sottrarli all'ira cieca della folla ormai fuori controllo. È la seconda stazione del Calvario, che corrisponde alla crocifissione. È la fase della giustizia in atto. Dal Medioevo in poi, l'impiccagione per i piedi rappresenta il colmo dell'infamia. È un'immagine che rimanda allo spettacolo dei macelli. Condanna il duce e i gerarchi alla degradazione animalesca. A poca distanza dalla piazza, la gente riconosce per strada Achille Starace, l'ex segretario del Partito Fascista, ideatore durante il regime della campagna di fascistizzazione degli italiani. L'uomo che rese obbligatorio il saluto romano al posto della stretta di mano viene processato sommariamente da un tribunale del popolo e condannato a morte. Portato a Piazzale Loreto, viene fucilato accanto ai corpi di Mussolini e dei gerarchi. Il filmato girato dagli alleati ci mostra il plotone d'esecuzione a fucilazione avvenuta. Verrà appeso anche lui alla tettoia del distributore di benzina e mostrato alla folla.
La pubblica esposizione del corpo morto del duce serve a escludere che il duce sia vivo. Esibendolo alla folla di Milano, i partigiani si assicurano contro l'elaborazione di un mito della sopravvivenza di Mussolini. Ogni persona nella piazza rappresenta un testimone della fine del fascismo e del suo capo. Non si capisce questa storia di morte se non si guarda con gli strumenti, le lenti della vita. E non si capisce questa storia di odio se non la si capisce prima come storia d'amore. In fondo, quando ognuno di noi ha una storia e poi non riesce a superarla per certi spunti, continuamente deve domandarsi: ma perché io ero così? Perché lo amavo tanto? Perché la amavo tanto? Ecco, secondo me gli italiani non hanno smesso di chiedersi questo, non hanno smesso di fare i conti con questo amore e quindi non hanno smesso di fare i conti con questo odio terribile che è stato quello che si è scatenato intorno all'oggetto d'amore. Per ordine del comando militare alleato, i corpi di Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fucilati vengono calati dal traliccio della pompa di benzina e traslati all'obitorio di Milano. Piazzale Loreto si svuota. La vita riprende. L'Italia è un paese ridotto in macerie, diviso, ferito, che ha voglia e fretta di ricominciare a vivere. E con le macerie sgomberare anche i fantasmi del passato. All'indomani della liberazione, ben pochi italiani saranno disposti ad ammettere di essere stati seguaci del duce. L'autopsia dovrebbe chiarire i tanti misteri che avvolgono la fine violenta di Mussolini. Invece, aggiunge nuovi interrogativi, alimentando il filone inesauribile degli enigmi sulla morte del duce. Dopo Piazzale Loreto, il cadavere di Mussolini viene portato all'Hotel Pace. Qui viene lavato e rivestito, prima di essere trasportato all'obitorio per l'autopsia, compromettendo la possibilità di chiarire in maniera scientifica le cause e la dinamica della morte. Per volere del comando partigiano, l'autopsia di Claretta Petacci non viene effettuata. Questa disposizione, inspiegabile da un punto di vista medico-legale, continuerà a rafforzare l'opinione di quanti non credono alla veridicità della versione ufficiale della fine di Mussolini. La salma è preparata sul tavolo anatomico, priva di indumenti. Il volto è sfigurato da complesse lesioni da arma da fuoco e contusive che rendono pressoché irriconoscibile il capo deforme per sfacelo scheletrico completo con profonda depressione in regione occipitale a destra, due fori ravvicinati a margine alla nuca e poco distante dalla destra della linea mediana, ampio in regione temporale sinistra, ampio forame lacero. Anche queste due ultime lesioni hanno tipico aspetto di lesioni. Frattura comminuta del mascellare superiore con vaste lacerazioni delle parti molli e scheletriche della volta palatina. Foro d'entrata con ampio e netto alone escoriativo emorragico. All'emitorace sinistro, anteriormente nella metà superiore, un gruppo di quattro fori ravvicinati. Alla base dell'emitorace destro, posteriormente, un foro d'uscita. Al fianco destro, un foro d'entrata con ampio alone all'esterno della spina iliaca anteriore e superiore destra, un foro d'entrata con margini privi di infiltrazione morale. Null'altro è giudicato degno di rilievo nell'esame esterno del cadavere. Finita l'autopsia, medici e giornalisti posano per quest'ultima immagine di gruppo, sentendosi per un giorno protagonisti della storia, come personaggi della lezione d'anatomia di Rembrandt. I corpi di Mussolini, della Petacci e dei gerarchi sono tumulati in gran fretta e in gran segreto nel campo 16 del cimitero milanese di Musocco, condannati all'anonimato più stretto. Anonimato che per quasi un anno circonda anche la presunta identità dell'autore materiale della fucilazione del duce, il colonnello Valerio. Solo a distanza di un anno, il Partito Comunista ne rivelerà il nome pubblicamente. È Walter Audisio, che nel 48 entra alla Camera come deputato comunista. Quella di Mussolini non è stata l'unica salma di fascista sottratta alla pietà delle famiglie. Nell'Italia del dopoguerra è stata combattuta intorno ai caduti partigiani e repubblichini una battaglia senza esclusione di colpi,
la cui posta in gioco consisteva nel monopolio memoriale della guerra civile. Una battaglia al cui centro è il corpo scomparso di Mussolini. Dopo la liberazione di Milano, i cadaveri delle camicie nere giustiziate sono stati ammucchiati alla rinfusa lungo il muro di cinta del cimitero di Musocco, sotto gli sguardi ostili delle guardie partigiane. Le loro madri, mogli, fidanzate, hanno dovuto scrutare nel cumulo alla ricerca di un dettaglio, il colore di un indumento, la forma di una scarpa, tale da permettere il riconoscimento della persona amata. Ho visto i morti sconosciuti, i morti repubblichini. Se un ignoto, un nemico, diventa morendo una cosa simile, se ci si arresta e si ha paura a scavalcarlo, vuol dire che anche vinto il nemico è qualcuno. Al posto del morto potremmo essere noi. Non ci sarebbe differenza. E se viviamo lo dobbiamo al cadavere imbrattato. Per questo ogni guerra è una guerra civile. Ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. Cesare Pavese, dalla casa in collina. Nell'aprile del 1946, le parole dedicate da Mussolini al fratello Arnaldo nel lontano 1932 si rivelano più di un semplice presentimento. Sarei grandemente ingenuo se chiedessi di essere lasciato in pace dopo morto. Attorno alle tombe dei capi di quelle grandi trasformazioni che si chiamano rivoluzioni, non ci può essere pace. Tutte le sere, quando rientravo da Milano per tornare a Vernante in Piemonte, il treno costeggia il cimitero di Musocco e vedevo questa grande croce che ne illumina l'ingresso. E si fece largo in me l'idea: io lo devo prendere, io non posso lasciarlo lì. Andammo alla tomba, scavammo e quello che mi impressionò furono i primi colpi di piccone, che non dimenticherò mai. Sembravano colpi di cannone, tanto risuonavano alti e impressionanti nel silenzio della notte. Si calò prima Barozzi, poi Mauro e io, che feci scivolare dolcemente il telo tenda in cui erano composti i resti, verso loro due, che lo accolsero a braccia aperte. Ponemmo la salma su di una carriola e, spingendola in avanti, raggiungemmo attraverso il viale principale l'uscita, rappresentata da un muretto che delimita la parete del cimitero verso la fine. Poi lo mettemmo nel bagagliaio dell'Aprilia nera, che era posteggiata lì, vicinissimo. Ministero dell'Interno, fonogramma in arrivo. Notte 23 corrente, ora imprecisata in Milano Musocco, ignoti hanno asportato Salma Benito Mussolini da campo numero 16, Cimitero Maggiore. Nell'oculo rinvenuti due fogli dattilografati del Partito Fascista Democratico. Scritti sequestrati dal Commissariato Pubblica Sicurezza a Musocco, al quale è pervenuta denuncia. Partito Fascista Democratico, Comitato Direttivo Centrale. Le spoglie di Benito Mussolini sono prese in custodia dai fascisti del Partito Fascista Democratico. Il Duce è nuovamente tra noi. Io all'epoca facevo parte dei FAR, dei Fasci d'Azione Rivoluzionaria, che era un'organizzazione clandestina. La notizia la ricevemmo prima della notizia giornalistica, che venne data con 48 ore di ritardo, e fu già un grosso successo. L'azione di Leccisi trasforma il neofascismo clandestino in neofascismo pubblico. La notizia riempie tutti i giornali. Il corpo del Duce, frettolosamente rimosso da Piazzale Loreto e dal paesaggio politico, torna prepotentemente a far parlare di sé.
I giornali alimentano la curiosità dei lettori con ipotesi fantasiose che la polizia è costretta a smentire, estendendo le ricerche in tutta Italia. La salma, che la fantasia popolare ribattezza immediatamente come il salmone, sarebbe imbarcata su un mercantile in partenza da Genova o in arrivo nella capitale lungo le vie consolari o già al sicuro all'estero, per ricomparire di nuovo a Roma allo scalo ferroviario di San Lorenzo. Secondo alcuni, Mussolini sarebbe addirittura risuscitato. Per il paese è il momento più delicato dalla fine delle ostilità. Gli italiani si apprestano a votare il referendum fra monarchia e repubblica. Si temono colpi di mano da una parte o dall'altra. Il ministro Romita mobilita i vertici investigativi del Viminale. Le indagini sono affidate al questore Agnesina, lo stesso che il 25 luglio del 43, giorno dell'arresto di Mussolini da parte dei carabinieri, è responsabile della sicurezza personale del duce a Villa Savoia. È una coincidenza indicativa della continuità gattopardesca dello Stato che dal fascismo si perpetua immutata nei quadri della nuova Repubblica nata dalla Resistenza. Agnesina esclude immediatamente il coinvolgimento della famiglia Mussolini e concentra le indagini nell'ambiente del neofascismo clandestino e dei reduci della Repubblica di Salò. I giornali riferiscono del fermo o dell'arresto di decine di neofascisti, finché, verso la fine di luglio, il cerchio si stringe attorno ai trafugatori. La polizia arresta Mauro Rana, uno dei collaboratori di Leccisi nel trafugamento. Poco dopo cadono nella rete tesa da Agnesina anche Alfredo Parozzi e altri due stretti collaboratori di Leccisi, Fausto Gasperini e Giorgio Muggiani, che interrogato collega Leccisi a un padre francescano molto noto, Enrico Zucca, priore del convento dei frati minori di Sant'Angelo a Milano, e al frate Alberto Parini, fratello del podestà di Milano al tempo della Repubblica Sociale Italiana. Il pomeriggio del 31 luglio 1946, Domenico Leccisi viene arrestato a Milano, appena uscito da una riunione clandestina coi neofascisti della zona est della città. Gli arrestati rivelano alla polizia che dopo il trafugamento la salma è stata occultata nella casa di montagna del Rana in Valtellina. Dopo la cattura di Rana, Leccisi e Gasperini hanno prelevato il cadavere per consegnarlo a padre Zucca, chiedendo di nasconderlo nel convento di Sant'Angelo in via Moscova, a meno di 100 metri dal comando dei carabinieri. I due frati prima negano, poi, messi alle strette, avviano una trattativa con lo Stato, la salma in cambio della garanzia di cristiana sepoltura. La polizia fa pressioni sul cardinale Schuster per convincere Zucca e Parini a restituire il corpo di cui ormai tutta Italia parla. Il 12 agosto i frati conducono la polizia alla Certosa di Pavia, dove hanno segretamente traslato la salma del duce. Agnesina fa stilare il verbale di riconsegna. Padre Lamberto accompagna i presenti in un locale al piano terra, dove in un armadio a muro è deposto un bauletto di legno chiuso a chiave. Si forza la serratura e, aperto il baule, appare tra la segatura un grosso corpo avvolto in un doppio sacco gommato. Padre Alberto apre tale sacco e alla presenza di tutti viene estratta una lettera sulla cui busta è scritto: «Non aprire sino al giorno dell'onorata e degna sepoltura di queste spoglie, che sono di Benito Mussolini». Il caso è chiuso. Lo Stato tira finalmente un sospiro di sollievo. Il questore Agnesina verrà promosso superprefetto plenipotenziario, poi vicecapo della polizia. Dopo un mese, i religiosi accusati di complicità nel trafugamento vengono scagionati e rimessi in libertà. Domenico Leccisi, condonato per trafugamento della salma grazie all'amnistia per crimini politici voluta da Togliatti, viene condannato a 6 anni per contraffazione di biglietti di banca. Il gesto politico, che segna la nascita del neofascismo in Italia come fenomeno pubblico, viene rapidamente disinnescato dalle istituzioni della neonata Repubblica, che preferisce farlo passare per la bravata di un semplice criminale comune. La polizia prepara una dettagliata relazione per il ministro degli interni, che viene conservata agli atti. Vi è incluso il verbale di riconoscimento dei resti del cadavere effettuato 2 giorni dopo il recupero della salma di Mussolini alla Certosa di Pavia. L'anno 1946, il giorno 14 del mese di agosto, in Milano, obitorio comunale, ci siamo recati per procedere al riconoscimento dei resti del cadavere del fu Benito Mussolini.
consapevoli della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere nelle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza. Nell'interno del sacco esiste un cadavere di sesso maschile in atteggiamento rannicchiato, con le braccia addotte e gli avambracci flessi, le cosce flesse fino a toccare l'addome e le gambe flesse sulle cosce. Esso è in stato di avanzatissima putrefazione. Il colorito generale è grigiastro. Le parti molli hanno consistenza ridotta, specialmente il torace. La mano destra manca. Il viso è deformato dal processo putrefattivo delle parti molli. Le cavità orbitali sono vuote. Per i rilievi fatti e per il grado di dissolvimento del cadavere, che corrisponde a quello di soggetto deceduto da oltre un anno, giudichiamo il cadavere esaminato come quello di Benito Mussolini. Noi giudici ordiniamo che il cadavere sia interrato e all'uopo viene consegnato alla questura di Milano, che provvederà alla bisogna. Il verbale di riconoscimento e le fotografie del corpo del duce spariscono per anni in un fascicolo riservato prima di essere consegnate all'archivio di Stato. Ma l'ordine dei giudici non viene eseguito. Da Forio d'Ischia, dove è confinata, Rachele invia un telegramma al questore Agnesina. Apprendo dai giornali che è stata ritrovata la salma di mio marito Benito Mussolini. Vorrei sapere le intenzioni delle autorità. Io chiedo che la salma sia consegnata alla famiglia, che d'accordo con le autorità deciderà sul luogo della tumulazione. Il Ministero dell'Interno dà disposizioni al questore di Milano. Pregasi comunicare vedova Mussolini che attuali contingenze non consentono esaudire il suo desiderio, confermandole che Salma a suo tempo sarà messa a disposizione familiari, punto. Le attuali contingenze si protraggono per anni. Ripiegato e richiuso nel baule di legno, il corpo del duce sparisce di nuovo per ragion di Stato, assieme alle foto e alla documentazione del riconoscimento. Solo pochissime persone ai vertici delle istituzioni sono al corrente dell'esatta ubicazione della salma. Il convento dei frati cappuccini di Cerro Maggiore, ad appena 15 chilometri dalla fossa dalla quale venne trafugata da Domenico Leccisi. A fine giugno del 53, Leccisi entra a Montecitorio come deputato del Movimento Sociale. Nel dicembre dell'anno seguente, Vanni Teodorani, parente acquisito del duce ed ex segretario di Mussolini a Salò, inizia una raccolta di firme per ottenere dallo Stato il ritorno della salma di Mussolini nella tomba di famiglia a Predappio. Natale del Duce, un tempo celebrata culla del fondatore dell'impero, ora ridotta a un fantasma della gloria passata, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su un improbabile rientro del corpo del Duce. Sono anni in cui l'Italia si trasforma rapidamente. I governi a maggioranza centrista si succedono con altrettanta rapidità. La Democrazia Cristiana è divisa tra chi vuole un'apertura a sinistra e chi guarda un'alleanza più o meno dichiarata con la destra monarchica e l'MSI, partito fondato da reduci della Repubblica Sociale Italiana ed ex esponenti del regime fascista. È in questo clima che nel maggio 1957 l'onorevole democristiano Adone Zoli, originario di Predappio ed ex partigiano, riceve mandato di formare il nuovo governo. Il Movimento Sociale promette il sostegno dei propri voti in cambio della traslazione della salma di Mussolini nella tomba di famiglia. Andando da Roma verso la sua città, non so se andava a Bologna, Zoli si accorse che nel voto di fiducia sul suo governo il voto di Leccisi era stato decisivo. Allora a questo punto lui va da Gronchi per le dimissioni. Gronchi non ricevette nessuna dimissione. Tu hai avuto il voto di fiducia e te lo tieni, chiunque ti abbia votato.
A fine agosto del 57, il cimitero di Predappio si appresta a ricevere il corpo del duce. L'operazione dovrebbe svolgersi col massimo riserbo. I frati di Cerro Maggiore riconsegnano alla famiglia la cassa di sapone nella quale sono conservati i resti del fondatore del fascismo. L'ultimo viaggio di Mussolini verso la propria tomba si trasforma in evento spettacolare. Nel cimitero di San Cassiano imperversano i fotoreporter dell'Italia intera. Rachele Mussolini è accolta da grandi manifestazioni di fervore da parte dei sostenitori del duce. Della vedova, la salma viene lasciata nella stessa cassa di legno nella quale è stata occultata dallo Stato per 12 anni. Anche Edda Ciano è al fianco della madre Rachele, superato il conflitto con quel padre che le ha condannato a morte il marito. Il 31 agosto, dopo una messa in suffragio, il corpo del duce viene calato nel sarcofago, nella cripta di famiglia, salutato da una selva di persone col braccio destro levato nel saluto romano. Fra di essi vi è anche Domenico Leccisi. Da allora l'affluenza dei neofascisti e dei nostalgici si fa presto copiosa. All'inizio le autorità tentano di arginare il fenomeno, impedendo ai torpedoni, nelle ricorrenze annuali del regime, di scaricare comitive a Predappio. Gli irriducibili salutano romanamente vestendo la camicia nera, contravvenendo alla legge Scelba sull'apologia del disciolto partito fascista. Si è verificato quello che accade sempre, il proibito attrae, non spegne la curiosità, la accende, la moltiplica, la fa circolare, soprattutto fra i giovani. Per questo appunto dicevamo che sarebbe stato meglio se la salma fosse stata sistemata in modo normale per evitare questo fenomeno che però c'era allora e stranamente c'è anche oggi. Dopo anni di polemiche, il pellegrinaggio dei nostalgici a Predappio è diventato routine. L'afflusso annuale di visitatori è stimato oltre le 50.000 persone. Nel 1983, con l'abolizione del decreto prefettizio che vieta la vendita di souvenir del fascismo, si sviluppa una vera e propria industria dei ricordini del duce. Credo che a Predappio tutto più o meno continua secondo la ritualità, diciamo, che si è consolidata nei decenni, eccetera. Il resto è vita virtuale, ma questo è giusto nel mondo, diciamo, del virtuale che è il nostro. Forse i ragazzi di oggi navigano in questo spazio virtuale che da un certo punto di vista conserva quasi meglio di quanto non distanzi. Questa specie di ciberspazio in cui paradossalmente il corpo di Mussolini non muore più, non muore mai.